Si è disputato la scorsa settimana, da giovedì 11 a domenica 14 luglio a Potenza Picena, il 22esimo meeting d'estate di baseball riservato alla categoria ragazzi. Una manifestazione in ricordo di Augusto Carestia, valente giocatore locale di baseball, scomparso 8 anni fa. Ad Augusto è stato intitolato l'impianto sportivo dedicato a questo sport, realizzato nella località di San Girio di Potenza Picena. L'organizzazione di questa bella manifestazione è a totale carico del Baseball Club Le Pantere, che grazie all'impegno e alla generosità dei sostenitori ed amici e alla sensibilità dell'amministrazione comunale riesce a fornire alloggio e vitto presso la scuola elementare di Potenza Picena, contribuendo alla promozione turistica della città con oltre 200 ospiti. Tra gli scopi del Baseball Club Le Pantere, il più importante, oltre a quello dell'insegnamento del gioco, è quello di creare un clima divertente nel rispetto degli ideali sportivi, aiutando la crescita dei ragazzi. Importante anche l'aspetto della condivisione con le squadre presenti, con i genitori e con tutti coloro che partecipano al torneo. Per saperne di più su questo importante torneo giovanile, sentiamo il tecnico responsabile delle Pantere, Daniele Selignaiesi. Allora, il torneo che stiamo organizzando ormai da 20 anni è il fiore all'occhiello della nostra società, che si occupa prevalentemente di attività giovanile. L'attività giovanile per noi è fondamentale, noi crediamo che lo sport sia un diritto dei bambini e quindi ci adoperiamo per far sì che questo diritto venga rispettato a tutti i livelli. È 20 anni che organizziamo questo torneo perché crediamo che durante l'estate, durante il periodo di vacanza dei bambini, sia il periodo migliore per far passare del tempo in libertà ai ragazzi. Quindi ci adoperiamo per far sì che questo avvenga. Nel nostro torneo hanno partecipato a squadre gli atleti più titolati che ci sono adesso nel campo nazionale, non ultimo il ragazzo Martin Gasparini, che ha firmato un contratto con i professionisti della Major League Baseball poche settimane fa, che è stato un evento nazionale. Quest'anno al torneo partecipano 4 squadre ospiti che vengono da fuori regione, sono 2 squadre di Nettuno, Ronchi dei Legionari, Cervignano del Friuli e Buttrio. Le squadre marchigiane che abbiamo invitato sono Macerata, Fano e Montegranaro. E inoltre c'è la nostra squadra che partecipa come squadra ospitante.